Raga, come va questa situazione un po' strana, stranissima direi. Io vorrei fare un appello, no? Anche se non devo farlo perché mi auguro che la gente lo capisca, però mi rendo conto che purtroppo non tutti l'hanno ancora capito. Faccio questa storia, no? Perché ieri sera mi è capitato di sentire una decina di ragazzini che passavano qua sotto casa. E quindi la domanda che mi pongo è: se passano Valenza, che è un paesino di 20.000 abitanti, figuriamoci nelle grandi città, no? Quindi sicuramente qualcuno che esce c'è ancora. Stiamo a casa, raga. Non costa niente a nessuno, per piacere. Questo può essere veramente una grandissima problematica, quello di fregarsene, perché lo stare a casa implica poi la salute di tutti. Quindi per piacere non facciamo cazzate. Ho appena sentito adesso un primario di una clinica di Milano. La situazione è gravissima, non ci sono più posti letto, non ci sono più posti di rianimazione, terapia intensiva. Non si scherza più, raga, a casa tutti, tutti. Sto leggendo, ragazzi, che mi state rispondendo alla storia di prima, dicendomi: dai, su, tanto una passeggiata non fa male. Non fa male stare a casa adesso, ok? Non ci sono passeggiate, cioè uscire fuori dal balcone, fumarsi una sigaretta, al massimo se si vuole, meglio non fumarla. Prendere una boccata d'aria, prendere un minuto di sole e tornare in casa. Fino a quando le nuove direttive diranno che potremmo uscire a fare delle passeggiate. Hanno detto che si può andare a fare delle passeggiate senza avere contatti con la gente. È uguale, stiamo a casa. Ma che cazzo vi cambia? Ci beviamo due caffè, ci guardiamo un film? No? Stiamo a casa con le proprie ragazze, con le nostre ragazze, facciamo l'amore? Cosa c'è di più bello? Non mi sembra che ci stiano chiedendo di fare chissà che cosa, è stare a casa. Punto. No? Dai. Stavo pensando, ragazzi, ma se facessimo una bella direttina per parlare di questo virus e magari mi metterei, nel caso ci fosse qualcuno, qualche volontario, diciamo, a fare questa diretta in collegamento con una dottoressa, con una virologa, con una persona che in questo momento magari è a casa perché è in pensione e ha voglia di parlare un po' con noi di questo virus, così per far capire un pochettino a tutti esattamente cos'è cosa fare, insomma, per starne lontani. Cosa ne dite? Secondo me è una cosa carina. Magari verso le 6, 6 e mezza. Quindi qualche dottoressa in pensione, un'infermiera, qualcuno che se ne intenda, insomma, che abbia giustamente i requisiti per parlare di questa cosa, si mette in contatto con me, così facciamo una bella direttina. Ok? Grazie. Ciao.